Ciao a tutti, grazie per essere nuovamente sul mio canale. Oggi voglio farvi vedere una cosa molto molto interessante. Partendo da questo che ormai conoscete tutti, è il mio programma principale, quello che si chiama Lotto più più Gold, adesso versione 2020/21. Questo è il primo programma che consiglio di avere. Ma oltre questo io ho altri programmi che sono esterni, quindi sono cose di ausilio, cose aggiuntive, perché sono cose magari molto più specializzate. In particolare, voglio oggi farvi vedere come funziona il mio programma Lotto Esperto. Ok, questo è un programma che consiglio assolutamente a chi già ha il Lotto più più, perché è un programma in più che si può tenere aperto contemporaneamente. Io adesso qui c'ho un video abbastanza grande, allora riesco addirittura a vederli tutti e due insieme, ma voi potete tenerli aperti contemporaneamente e passare da uno all'altro cliccando sotto nella barra dei programmi, no? Ma che cosa fa questo Lotto Esperto? Beh, perché l'ho chiamato Esperto? Bene, tornando al mio programma principale, Lotto più più, voi conoscete la funzione, quella che io amo più di tutti, insomma. Il grafico lineare dei ritardi, eccola qua, grafico lineare ritardi, lo vedete dove clicco con la manina? Questa è una funzione che ormai avete visto in tutte le salse qui nei miei video. In particolare è una funzione che, con la quale basta cliccare su un numero e attraverso questa, semplicemente cliccando su un numero, attraverso questo grafico, osserviamo quali sono dei numeri che sembrano quasi incastrati, che continuano a uscire. Guardate per esempio il 12 a Bari, l'ho preso così a caso. Guardate, 0 vuol dire che è appena uscito, infatti se spostiamo la videata, eccolo qua, 12, appena uscito nell'ultima estrazione. Il grafico si legge in questo modo: qui a destra abbiamo l'attuale ritardo, che è 0, perché è appena uscito il numero. Prima aveva un ritardo di 5, prima aveva un ritardo di 7, prima aveva 19, 15, 17, praticamente è un numero regolare. Questa è la distanza tra una sortita e la successiva. È interessante andare a trovare questi numeri. Troviamone un altro interessante. Wow, guardate questo bello 47. Adesso ha un solo turno di ritardo, quindi è uscito non nell'ultima estrazione, ma nella penultima. Prima aveva, quando è sortito la penultima volta, aveva 5 turni di ritardo, prima 14, 3, 10, eccetera. Questo c'è una bella regolarità e questo è un numero che potremmo andare a mettere in gioco. E come si fa a mettere un solo numero in gioco? Per ambata, quindi si gioca per ambata sulla ruota proprio di analisi, quindi sulla ruota di Bari. Ma possiamo anche andare a vedere la posizione migliore. Lo stiamo facendo, attenzione, con il programma Lotto più più, grafico lineare dei ritardi. Ok, clicco qui sotto, scopri posizione con il metodo 1. Ci sono due metodi per scoprire le posizioni. Guardate che bello, il 47, dove potrebbe uscire? Io lo giocherei assolutamente sulla posizione 2. Ok, magari ci metto qualcosa di più sulla posizione 2, però copro comunque le altre posizioni con il minimo, anche un solo gettone, 1 euro. Perché almeno se esce fuori ruota comunque lo prendo, no? Però ecco, sulla seconda posizione ci metto qualcosa di più. Quindi ricordatevi, questo 47 a Bari è interessante a partire da stasera, eh? Perché? Perché è vero che è uscito una estrazione fa, ma questo sta uscendo continuamente. Come si potrebbe fare per continuare a seguirlo? Si potrebbe seguire finché non esce da questa media, diciamo. Ecco, questo è un numero che, secondo me, 7-8 volte si può seguire in questo modo, con l'estratto determinato, in modo che c'è una certa, dà una buona resa. E questa è una cosa. Insomma, praticamente attraverso questo mio programma, questa mia funzione che si chiama grafico lineare dei ritardi, che sta dentro il programma Lotto più più Gold, che ha tantissime altre funzioni, ma questa è una di quelle più belle, posso andare a vedere questi numeri che hanno una regolarità. Ok. Ma piuttosto che cercarli tutti a mano in questo modo, ho fatto un altro programma che è questo, Lotto Esperto, e a questo punto chiudiamo sotto Lotto più più, così abbiamo la videata più libera, e abbiamo Lotto Esperto, sempre aggiornato al 7 settembre. Oggi l'ho messo a un prezzo molto più basso, quindi chi lo vuole lo può avere oggi spendendo veramente poco. Che cosa fa Lotto Esperto? Come l'altro programma, si aggiornano le estrazioni in modo automatico da internet attraverso questi bottoni sulla sinistra: aggiorna da server 1, server 2 o server 3, se avete il 3 è anche più veloce.
Clicca per la ricerca, guardate cosa faccio. Entro nella videata di ricerca e a questo punto ho la stessa videata che avevo prima con il lotto più più, quindi anche qui posso vedere le stesse informazioni. Vedete il 12 e vedete il 47, sono le stesse informazioni identiche. Allora uno dice: ma perché allora devo prendere questo programma quando già ce l'ho sull'altro? Perché questo svolge una funzione eccezionale che vi faccio vedere subito. Che cosa fa questo programma? Utilizzando il metodo dei galleggianti, cioè quello che permette di rilevare i numeri che sono appunto galleggianti, cioè che continuano a sortire, non necessariamente con una frequenza così importante come questa del 47, ma potrebbero essere galleggianti alti che magari sortiscono ogni 25-30 estrazioni, potrebbero avere questa particolarità. Ma in modo automatico lui va a cercare queste informazioni. E come le fa? Cliccando questo bottone, metto due galleggianti. Prima devo impostare la ruota e il limite di estrazioni su cui lui lavora. Va bene? Qui sono impostate le ultime 300 estrazioni ed è quello che farete voi usando questo programma per avere dei pronostici nuovi da giocare al momento attuale. Io, per vedere che cosa succede, mi sposto 10, anzi 9 estrazioni indietro. Parto dalla 3979, quindi diciamo parto da 10 estrazioni prima all'estrazione di inizio e finisco alla 4279. Quindi 10 estrazioni prima, 9 estrazioni prima, scusate, rispetto all'estrazione attuale. E anche questa, 9 estrazioni prima rispetto a quella di inizio. Sono sempre 300 estrazioni, anzi sono 301, va bene, facciamo 300 precise, facciamo così. 3980 fino alla 4279, ma è uguale, non cambia niente, una estrazione di differenza. La ruota impostata è quella di Bari. Perché ho spostato indietro le estrazioni? Perché così posso prendere i risultati e vedere se hanno dato, posso prendere i numeri calcolati e vedere se poi hanno dato risultato nelle ultime 10 estrazioni. Perché questa è una tattica. Posso valutare quali sono le ruote che stanno andando meglio o quelle che stanno andando peggio. Vi dico che normalmente 6, 7, 8 ricerche danno risultato nei nuovi colpi successivi. Alcune ruote non l'hanno dato, non lo danno, e quindi sono proprio quelle ruote che magari si possono mettere in gioco perché sono in ritardo nei risultati. Però attenzione, ricalcolando all'ultima estrazione, quindi mentre adesso faccio il calcolo fino a 10 estrazioni precedenti, poi quando ho il programma sul mio computer, sul vostro computer, cliccherete all'ultima e farete i calcoli all'ultima estrazione. Entro nel metodo 2 galleggianti, c'è anche un altro metodo triplo ritardo, ma io entro nel metodo 2 galleggianti, dove ho la possibilità di impostare dei parametri, quindi il massimo ritardo attuale che voglio di un numero. Quindi qui sta a 50, non mi troverà numeri che hanno un ritardo maggiore di 50 attualmente. Vi ricordo che qui a destra vedete l'attuale ritardo del numero e qui indietro la distanza che c'è stata tra una sortita e l'altra. È importante non guardare tutto questo grafico, ma guardare solamente le ultime 6, 7, 8, 10 sortite. Qui a destra, queste devono essere regolari. Che qui c'è un 65 in alto non ci interessa proprio per niente, è importante che sono qui regolari. Bene, continuando a parlare dei parametri, il numero minimo di ripetizioni a distanza simile 3 o 4. Ecco, va bene 3, lasciamo che l'algoritmo valuti 3 ripetizioni a distanza ravvicinata. E poi la massima distanza tra le ripetizioni, ho impostato 6, ovviamente. Più restringo questo numero, questo valore, e più la scelta dei numeri mi si restringe, quindi avrò meno numeri. Per cercare i numeri, basandomi su questi parametri, agisco in questo modo. Clicco sul bottone Cerca sulla ruota scelta e poi attendo un attimo. Vedete che è partito per valutare nelle ultime 300 estrazioni quali sono i numeri migliori. E mi ha selezionato una serie di numeri qui sulla destra. Vedete, abbiamo il 3, il 7, il 12, il 26, il 51,
Andiamo a vedere un attimo il 3, il 7, il 12 l'abbiamo visto prima, l'abbiamo controllato prima, in effetti è proprio valido. Guardiamo il 3 e il 7 perché li ha selezionati. Torno sulla ricerca manuale, vedete qui manuale, vado a vedere il 3, ecco, vedete perché mi ha selezionato il 3? Perché il 3 ha attuale ritardo 6, prima ha fatto 7, prima ha fatto 5, ha avuto 3 sortite, comunque è a distanza ravvicinata. O meglio, due sortite e adesso sta tardando da 6. Ecco, questo è importante perché lui valuta anche l'attuale ritardo. L'attuale ritardo lo valuta come se fosse è un campione proprio che ci dice se il numero è nella media. Vedete, l'attuale ritardo 6, prima ha fatto 7, prima ha fatto 5. Poi andiamo a vedere. Il 7 mi sembra che aveva detto, che aveva scritto, ecco qua, guardiamo il 7, guardate il 7, attuale ritardo 9, 13 e 10, quindi c'ha due uscite ravvicinate più una considerata dall'algoritmo. Io per praticità nell'algoritmo ho scritto tre uscite ravvicinate, in realtà sono due più l'attuale ritardo. Questo è valutato ovviamente nell'algoritmo, però per facilitare, per capire meglio, ho messo che l'algoritmo deve trovare tre uscite ravvicinate, perché già consideriamo quella nuova come se fosse un'uscita nella media. Difficile da spiegare, ma credetemi che è la cosa migliore. E quindi, insomma, il programma trova in modo automatico i numeri più interessanti. C'è anche un'altra cosa importante. Andiamo su metodo 2 galleggianti di nuovo. E oltre che fare la ricerca sulla ruota scelta o anche una ricerca su tutte, possiamo cliccare su Genera pronostici organizzati in un sistemino. Quindi clicco questo bottone e attendo un attimo. Siamo su Bari. Lui farà lo stesso calcolo fatto in precedenza quando ho cliccato sul bottone a sinistra Cerca sulla ruota scelta. Ma avendo trovato 9 numeri, almeno 9 numeri interessanti, ne trova di più di solito, no? Con i primi 9 numeri lui prepara un sistemino, guardate qui, mostra sistema pronto. Clicco, automaticamente il programma mi dà che questi sono i numeri in gioco, sono 9 numeri, e me li sviluppa in 12 terzine, dove sono presenti tutti gli ambi. Ok, quindi girano praticamente, è un sistema a girare, 9 numeri in 12 terzine. E poi che cosa succede? Che il terno ovviamente è opzionale, non possono esserci tutti i terni sviluppati, magari farò in futuro una cosa per i terni tutti sviluppati, ma diventano troppi, sono troppi i terni da giocare. L'ambo in terzina paga bene ed è assolutamente un gioco valido che si può fare, quindi 9 numeri in 12 terzine. Fatto questo, non basta. Visto che abbiamo fatto la ricerca con termine a 9 estrazioni prima rispetto all'estrazione attuale, possiamo fare il controllo nello spoglio. Questo controllo nello spoglio, appunto, lo possiamo fare solo in questo caso. Se facciamo una ricerca che termina a una data precedente quella attuale, altrimenti ovviamente non avrebbe senso. È chiaro che se vogliamo mettere in gioco i numeri dobbiamo fare una ricerca al momento attuale, quindi all'ultima estrazione. Però in questo caso, che l'abbiamo fatta con termine a 9 estrazioni prima, facciamo controlla nello spoglio. Ok, e mi apre questa videatina che serve per controllare se saranno usciti o no i numeri. Si posiziona automaticamente all'ultima estrazione di calcolo, quella di arrivo, vedete 4279, così uno può valutare se già il pronostico è uscito all'ultima estrazione di calcolo. Comunque, poi cliccando questo bottone qui in basso, andiamo avanti, quindi al primo colpo utile, dove è uscito un numero, secondo colpo, terzo colpo, quarto, un altro numero, quinto colpo. Sesto colpo, vedete ci sono anche ambi, è da valutare questo, gli ambi fuori ruota. Al settimo colpo abbiamo l'ambo, l'ambo in terzina, 63 e 26, 63 e 26, quindi ha dato risultato. Ecco, questo è un metodo di gioco, una modalità. Vi faccio vedere alcune situazioni interessanti. Ritorno a ricerca manuale.
E vi faccio vedere per esempio alcune cose che possono succedere. Guardiamo Milano, faccio sempre il controllo fino a 9 stazioni prima rispetto a quella attuale, ma voi potete anche provare a 15 stazioni prima, a 20, 25, 30, quello che volete, potete fare come volete, potete anche valutare 500 stazioni, 600, 1000, come volete. Diciamo che normalmente io ho impostato i parametri più classici, ultime 300 estrazioni, e dovete lavorare all'ultima se volete un nuovo pronostico. Ok, abbiamo messo Milano, andiamo su metodo 2 galleggianti, facciamo la ricerca qui direttamente, genera pronostici organizzati in un sistemino perché voglio farvi vedere una cosa. Ok. Aspettiamo un attimo, ecco, è già arrivato a 90. Questi sono i numeri che ha trovato. E questo è il bottone che dice mostra sistema pronto. Avete notato che non ho toccato niente qui sotto. I parametri vanno bene, questi che ho impostato io. Mostra sistema pronto. Ecco il sistemino. Sempre 9 numeri in 12 terzine. Controlla nello spoglio. E nello spoglio vedo che già a Milano è sortito Lambo all'ultima estrazione di calcolo, quindi posso rendermi conto, dice, ma è buono da giocare visto che ha già dato Lambo all'ultima estrazione di calcolo? Potrebbe anche esserlo, ma io diciamo, ecco, vi ho fatto vedere questo caso perché è un caso effettivo che può succedere. Ah, guardate su Genova, c'è un terno nell'ultima estrazione di calcolo, va bene. Comunque andiamo a vedere la prima estrazione utile. Questa è la prima utile di gioco, dopo il calcolo. E poi andiamo alla seconda, terza, quarta. E adesso che abbiamo, vedete, a Milano, Lambo 35-38 al quarto colpo, buonissimo. Quindi ecco, anche se ha dato un ambo nell'ultima estrazione di calcolo, comunque può dare un ambo successivamente. Del resto sono numeri, si può capire questo. Torniamo alla ricerca manuale, vi faccio vedere un'altra cosa interessantissima. Finora vedete queste ruote che vi ho fatto vedere hanno dato risultato. Mettiamo su Genova, rimangono impostati i valori che abbiamo messo prima per fare il calcolo in modo da poter controllare i risultati nelle ultime 9 estrazioni. Metodo 2 galleggianti e di nuovo clicco genera pronostici organizzati in un sistemino. Il programma gira, sarà più o meno veloce a seconda del vostro computer, comunque insomma, al massimo ci impiega qualche secondo in più o in meno, non cambia niente. Mostra sistema pronto, questa volta siamo abbiamo detto su Genova. Questi sono i pronostici, controlla nello spoglio. Nello spoglio vediamo che cosa succede. Primo colpo niente, secondo c'è un 30, terzo niente, al quarto abbiamo Lambo. E attenzione, non basta perché guardate cosa succede se andiamo avanti di altri tre colpi. Abbiamo il terno a Firenze, fuori ruota. Però succede questo, quindi è da valutare questa cosa, perché un terno comunque nello sviluppo degli ambi mi dà sicuramente tre ambi. Ok, in quel sistemino che vi ho fatto vedere, se mi escono tre numeri ho sicuramente tre ambi, perché è un sistema ortogonale a garanzia dell'ambo, no? In questo caso sarebbero tre ambi fuori ruota, è da valutare anche questo tipo di gioco. Ma succede spesso questo? Succede spesso questo? Succede spesso questo, sì, perché vi faccio vedere. Allora, andiamo per esempio, ritorno a ricerca manuale e andiamo su Torino. Torino, facciamo metodo 2 galleggianti senza toccare niente. Non ho toccato mai i parametri, vedete? Però vi faccio vedere cosa succede. Allora, genera pronostici organizzati in un sistemino. Finora non ho mai toccato i parametri. Vi faccio vedere tutte le possibilità in modo che anche chi ha già questo programma può utilizzarlo bene. Io ci tengo tantissimo che chi compra i miei programmi lo consideri un investimento perché voglio che siano utilizzati bene. Per questo insisto tanto sulle cose. Okay, altrimenti uno che li compra fa? Se lo devi prendere per poi lasciarlo con i programmini che scarichi gratis da internet, allora usa quelli, è inutile che compri le cose che valgono. E questo vi assicuro che vale tanto. Questo è un programma che a livello commerciale. Se come è già successo una volta che una ditta mi ha comprato un programma, se qualcuno mi dicesse che vuole comprare questo programma per diciamo commercializzarlo, state tranquilli che gli chiedo
tanto, 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 ma per voi costa davvero pochissimo, pochissimo. Oggi l'ho messo veramente a un prezzo che fa ridere i polli. Se ci sono i polli ridono. Allora, guardate cosa succede. Mi scrive qui sopra, finito, cioè io ho cliccato genera pronostici organizzati in un sistemino, finito, ma non sono stati trovati abbastanza numeri per preparare un sistema, devo trovare almeno 9 numeri. Perché non sono stati trovati abbastanza numeri? Perché con questi parametri su Torino non ce l'ha fatta a trovare dei numeri validi. Allora adesso l'allarghiamo un pochino, vedete qui massimo scostamento di distanza tra le ripetizioni 6, lo metto a 8 perché ho già provato che con 8 va bene, con 7 ancora non era sufficiente, con 8 va bene. Ho messo 8, quindi i numeri che trova devono essere al massimo di a distanza di 8 turni uno dall'altro. Faccio di nuovo genera pronostici e a questo punto lui lavora, bisogna provare, ed ecco che mi ha trovato abbastanza numeri, eccoli qua, i numeri se li volete vedere, sempre ce l'avete qui, me ne ha trovati abbastanza per preparare il sistemino. Vado su mostra sistema pronto, eccolo qua, Torino, terzine sviluppate sono queste, gioco valido dalla estrazione 4280 per 9 turni, sempre per il discorso che ho fatto una ricerca a una estrazione precedente per poter poi verificare i risultati, per farvi vedere anche, no? Andiamo su controlla nello spoglio e abbiamo primo colpo niente, secondo niente, terzo niente, quarto niente, quinto niente, sesto niente, settimo colpo abbiamo 20 e 13 a Torino, quindi ce l'abbiamo il risultato, e poi abbiamo un altro terno a Milano, 20, 17, 43, 20, 17, 47, sì. Insomma, le cose con questo programma funzionano molto bene. È in pratica un programma di ausilio, di aggiunta, anche se è proprio un programma a parte, però diciamo è utile a chi ha trovato utile il mio grafico lineare nel programma Lotto più, e con questo Lotto Esperto, ricordatevi che si chiama così, Lotto Esperto versione 2020, ma è buonissimo quest'anno ovviamente, ho fatto questo automatismo. Perché Esperto l'ho chiamato? Perché bisogna essere esperti? No, basta premere un bottone, però lui è, lavora esattamente come un sistema Esperto, cioè applica delle regole e applica, fa una ricerca come se fosse un operatore umano, ok? In pratica è un bot, qualcosa del genere, che lavora come se fosse un vostro fido scudiero che vi trova i numeri pronti e vi li organizza in un sistema. Quanti sistemini danno risultato entro 9 colpi? Di solito 7 su 10, anche in questo caso 7 su 10 hanno dato risultato. Quali sono quelli che non hanno dato risultato? Guardate Firenze, Palermo, anche se Palermo ha dato il terno, esatto, Palermo e Venezia. Ok, quindi Firenze, Palermo e Venezia. Se avete questo programma, se lo volete, prendetelo oggi, installatelo, prendete dopo aver fatto l'aggiornamento delle estrazioni, sempre chiudere e riaprire dopo l'aggiornamento, andate su la generazione pronostici per Venezia, quindi qui dalla vigliata iniziale, Venezia va bene, ma anche Firenze abbiamo detto, metterete Firenze, qui metterete ultime 300 estrazioni, basta cliccare questo bottone, quindi siete posizionati all'ultima, a questo punto andrete su metodo 2 galleggianti e farete genera pronostici organizzati in un sistemino, e quelli sono i numeri da mettere in gioco su Firenze attualmente, oggi che ci sono le estrazioni. Se questo video vi è piaciuto, ricordatevi che questo programma oggi si può avere a un prezzo molto più basso, potete vedere sotto il link per ottenerlo, oppure potete scrivermi al numero WhatsApp qui a destra. Se vi è piaciuto mettete il like, ricordatevi quel numero che ho detto, quel 47 che ho detto a Bari, mettete il like e poi, cioè il mi piace, e iscrivetevi al canale, e vi ringrazio tantissimo per la vostra attenzione, e se volete lasciate un commento che mi fa sempre piacere. Un saluto a tutti gli amici, un saluto ai semplici conoscenti, un saluto ai miei clienti che sono tutti amici. Ciao ciao, grazie e buon weekend.